Divertirmi, passare una giornata con il regista. Abbiamo passato un'intera giornata un po' faticosa a casa mia e abbiamo parlato di quel libro lì, insomma. Ha ferito a morte ha ancora una valenza oggi? È un romanzo che può interessare alla generazione, anche magari giovanile di oggi? Io penso proprio di sì, anzi ancora di più del passato, perché ha un linguaggio, il linguaggio che permette di raggiungere delle persone più giovani, che è veloce, sintetico, con molti salti temporali, è proprio il linguaggio che si adotta oggi e si usa oggi, quindi leggiamolo. Nonostante sia comunque uno scritto piuttosto erudito, non alla portata di tutti. Direi che non è né erudito e né, insomma, anzi tenta, poi tra l'altro la Capria poi nel prosieguo del suo lavoro, e lo abbiamo dimostrato col Meridiano che è appena uscito, che raccoglie tutte le sue opere, ha proprio fatto l'elogio del senso comune, cioè del volersi rivolgere a chiunque, a prescindere dal fatto se chi ascolta ha l'attrezzatura, diciamo, concettuale per... Se tu riesci emotivamente a raggiungere le persone, insomma, in qualche modo vengono coinvolte. E quindi un documentario che ha anche una sua finalità didascalica, no? Perché no? Perché no? Se un ragazzo guardando questo documentario poi va in libreria e si compra La ferita a morte, a noi proprio non ci dispiace.